118 iscritti, un risultato straordinario per il primo di due appuntamenti dedicati al miglior amico dell'uomo che si è tenuto in Villa Calvanese a Castel San Giorgio. Parliamo del corso gratuito finalizzato al rilascio del patentino per attuali e futuri proprietari di cani. Il corso è stato organizzato dall'azienda Sanifas insieme all'amministrazione comunale di Castel San Giorgio e all'ASL di Salerno. Un'iniziativa che ha riscosso notevole successo al di là dei numeri delle iscrizioni e che sarà ripetuta sabato prossimo 29 marzo sempre in Villa Calvanese. L'obiettivo è creare un padrone responsabile e un cane buon cittadino, perché se vogliamo convivere con i cani dobbiamo avere la presunzione di far diventare i cani buon cittadini, quindi non aggressivi, che convivono serenamente con noi. Questa è la quarta o quinta edizione di corsi che organizziamo presso i vari comuni. Quella di Castel San Giorgio, in questa splendida cornice, diciamo che la valuto in modo particolare, anche perché l'affluenza che stiamo vedendo risponde molto. È un'iniziativa lodevole, in quanto veramente in un sinergismo d'azione tra il sindaco, dottore Longanella, tra l'ASL, il dottore Russo, il dottore Polichetti, hanno fatto sì che il dottore Angelo Apostolico in questo sinergismo d'azione si concretizzasse il progetto. E bisogna dare anche atto alle aziende, come quella di Sanifas, che ha reso possibile la buona riuscita di questa giornata odierna, in quanto si è accollata anche oneri derivanti dalla organizzazione del corso formativo. Ma Castel San Giorgio non è la prima e l'unica manifestazione che ha fatto in questo settore, perché l'attenzione che noi abbiamo mostrato verso questo tipo di problematica è notevole. Noi abbiamo fatto già un evento importante per la prevenzione della leishmaniosi con i kit gratuiti e abbiamo fatto anche quella del microchip, che abbiamo fatto una manifestazione dove si apponevano i microchip agli animali per evitare che se qualcuno volesse disperdere il cane. Quindi grande attenzione a questo tipo di rapporto uomo-animale. A Castel San Giorgio si celebra un momento di attenzione per i cani, nel senso che si insegnerà ai proprietari, ai possessori di cani, come tenerli, come tenere il patentino, insomma, come curarli. E anche questo è un segno di civiltà.